Avete in mente un nuovo libro? La mia immaginazione si è spenta, non ho più idee. Ci sono problemi? Vi ho detto che non dovete disturbarmi mentre lavoro. E alla vigilia di Natale gli spiriti si riversano nella notte. Vieni con me. Parla di un avaro che alla vigilia di Natale... E ha un titolo? Certo, Il lamento di un avaro. Storia di fantasmi, canto di Natale. Ballata natalizia o giù di lì. Scegli il nome giusto e il personaggio apparirà. Scratch. Scrunger. Avanti. Scrooge. Chiudi la finestra. Pensi che io abbia denaro da buttare? Signor Scrooge, è un vero piacere conoscervi. Non posso dire altrettanto. Voi riuscite a dare vita a un mondo. Mi sembrava di vedere e sentire quelle persone. I personaggi non fanno ciò che voglio. Sono io l'autore. Io sono il fantasma del Natale presente. Devo portarlo al tipografo per le 9. Non avrete comunque un finale. Auguro buon Natale a tutti voi. Buon Natale! Che Dio benedica a ciascuno di noi. Ciao ragazzi, restate con me perché ho una classifica un po' spietata. 5 film tra i peggiori flop della storia del cinema. Al quinto posto Titan EA. Nel 2000 la 20th Century Fox produsse questo film d'animazione il cui costo si aggirava sui 90 milioni di dollari, mentre gli incassi arrivarono alla timidissima quota di 36 milioni. Alla posizione 4 il film del 95 Corsari con Gina Davis. I costi di produzione superarono i 100 milioni anche grazie a delle spese un po' stravaganti volute dalla Davis e dal regista Rennie Harlin, come ad esempio interi tir di succo di frutta, mentre gli incassi non superarono i 10 milioni, causando purtroppo il fallimento della casa di produzione Carolco Pictures. Al terzo posto c'è Il tredicesimo guerriero, con protagonista Antonio Banderas, film che incassò solamente 60 milioni a fronte di una spesa di 160. Al secondo posto mettiamo Lone Ranger, film Disney con protagonista Johnny Depp e diretto da Gore Verbinski. Definito da alcuni critici un disastro confusionario, il film arrivò a guadagnare ben 260 milioni di dollari, troppo pochi però per coprire gli ingenti costi di produzione, cioè 225 milioni, e di pubblicità. E infine al primo posto c'è John Carter del 2012. I costi di produzione furono altissimi, oltre 300 milioni per una pellicola che ne incassò solo 280, sempre prodotto da Walt Disney Pictures. Allora che dite? Siete d'accordo con questa classifica? Trovate altri contenuti sulle nostre pagine Instagram e Facebook, di cui trovate i link nella descrizione sotto il video, e vi aspetto anche sulla mia pagina Valeria #filmisnow. Ciao a tutti!